Quando il progetto obbligatorio non puoi fartelo da solo. Di questo parleremo in questa nuova puntata di Idraulico Felice. Non lo faremo da soli, no, 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 prenderemo un esperto. E chi andiamo a prendere? Andiamo a prendere Alessandro Scaviger, se ho letto bene il suo bel cognome, carissimo Alessandro! Allora, ciao, buongiorno, grazie di essere qua, grazie di avermi fatto vostro ospite, grazie mille. Per chi non ti conosce, chi sei, cosa fai? Beh, io sono un semplice ingegnere, come ce ne sono tanti, ho uno studio di progettazione impiantistica in Toscana e qualche anno fa ho iniziato a fare video su YouTube e poi su Facebook sull'ambito impiantistico, proprio la parte tecnica pura. Era un'occasione ed è un'occasione per me per approfondire nuove tematiche e fare un piccolo video, delle piccole pasticche dove riassumo i concetti, dove chiaramente quello deve essere preso come base di partenza poi per uno studio approfondito. Questo è un po'... Senti un attimo, quando questo benedetto idraulico non può farsi il progetto da solo? Intanto, progetto obbligatorio, perché diciamo che è il progetto obbligatorio? Beh, perché allora oggi parliamo specificatamente del decreto ministeriale 37 del 2008. Sì, questo decreto è uscito ben 13 anni fa e ancora siamo a parlarne perché purtroppo molti, diciamo, idraulici e anche professionisti non hanno ancora ben capito quando serve da parte di un professionista abilitato o da parte di una ditta questo dannato progetto. Ora entriamo più nel dettaglio. Parliamo dell'articolo 5 del DM 37 del 2008 che ci dice chiaramente che ogni intervento impiantistico deve essere corredato da progetto. Un progetto che deve essere o prodotto da una ditta abilitata, in particolare da responsabile tecnico, che è la figura tecnica principe all'interno di una ditta, o da un libero professionista abilitato. Libero professionista abilitato che, diciamo, nell'immaginario comune è normalmente l'ingegnere, però diciamo che il perito, a seconda di che tipologia di periti, l'architetto e punto interrogativo i geometri, in teoria potrebbero fare questi progetti. E l'argomento dove ho detto punto interrogativo è abbastanza dibattuto a livello legislativo, perché purtroppo ci sono molte sentenze della Corte di Cassazione che dicono ad esempio che i geometri non lo possono fare, architetti sì, ma insomma dicono tutto il contrario di tutto. Quindi io, essendo ingegnere, so che lo posso fare e quindi sono tranquillo. Beh, di base devono essere iscritti all'albo dei progettisti. Beh sì, sicuramente che siano geometri, architetti, periti o ingegneri devono aver conseguito l'esame di Stato, aver superato l'esame di Stato ed essere iscritti al proprio ordine o collegio di riferimento, chiaramente. Questa okay. È la base. Quindi, allora, diciamo che il progetto, quando si fa un impianto, va fatto sempre, o se lo fa l'idraulico da solo, in alcuni casi, e in altri casi invece deve farlo fare a un progettista iscritto all'albo, che sia ingegnere sì. o di altra forma, in ogni caso esatto, iscritto all'albo, diciamo, dei progettisti. I geometri e alcune tipologie di periti, cioè sto toccando un tema delicato, perché siccome vabbè, c'è sentenza, allora stai dicendo che però, i geometri non sanno fare una fava e gli... No, questo assolutamente, anzi, i geometri sono bravissimi, anche i periti, però i geometri, io sono diplomato geometra prima che ingegnere, diciamo che la parte no, va bene, abbiamo capito. Ti prendevo insomma, in giro, perché se quando si fanno i video è un attimo far incazzare la gente. Appunto, per questo ho un attimino, diciamo, temperato. Va bene. Quali sono questi casi? Qual è la differenza? Come si scende? Allora, come si decide? La normativa dice che gli interventi di lieve entità, così li chiama la normativa, sono quelli che può fare il responsabile tecnico come progettazione, e la normativa dice che tutti gli interventi di lieve entità sono tutti quelli in cui non sussiste, come l'ho detto la solita cosa, non sussiste il progetto a parte di professionista abilitato. Il decreto
dice quando serve il progetto d'appalto o libero professionista abilitato. Per cui si evince che se l'intervento che deve essere fatto non rientra tra quelli descritti dalla normativa, soggetti a progetto da parte di, tra virgolette, ingegnere, allora rientra negli interventi di lieve entità e quindi possono essere progettati dai responsabili tecnici delle ditte abilitate. Questo è il punto. Quindi, non ci ho capito una fava, cioè in pratica... Praticamente adesso andiamo a vedere nell'ambito della termoidraulica quali sono i casi in cui serve un ingegnere. Okay. Se l'intervento non ricade nelle descrizioni dei casi che andiamo a vedere adesso, di conseguenza è un intervento di lieve entità e quindi non richiede l'ingegnere sostanzialmente. Perfetto, perfetto. Quindi andiamo ad esclusione. Esatto, si va ad esclusione rispetto a quello che andiamo a vedere adesso. Vai. Quindi adesso andiamo a vedere i casi in cui serve un ingegnere come progettazione. Iniziamo a vedere i casi in cui serve un progetto di un ingegnere nell'ambito degli impianti di climatizzazione, perché si sa che l'idraulica tratta gli impianti gas, tratta gli impianti di climatizzazione e via dicendo. Allora, ora guardiamo la climatizzazione, cioè gli impianti di riscaldamento e di raffrescamento degli ambienti. Allora, per quanto riguarda gli impianti di raffrescamento, quindi climatizzatori estivi, l'ingegnere serve solo se si va a progettare impianti di potenza superiore a 46,6 kW. Ok. Quindi, insomma, sono impianti di una certa importanza, ok? Mentre per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento, quindi la nostra caldaia con i radiatori o col pavimento radiante o quant'altro, deve essere fatto il progetto da parte di un ingegnere nei casi in cui si fanno interventi dove sono presenti canne fumarie collettive ramificate. Allora, bisogna a sto punto dire che caspita sono ste canne fumarie collettive ramificate. Allora, ok, sarebbe andiamo utile. Andiamo per step, no? Chiaramente. Allora, la canna fumaria cos'è? È quel tubo, quelle tubazioni che portano i fumi che sono la combustione del gas nella caldaia in cima alla copertura, no? Ok. Quindi il classico camino, per esempio. Sì. Collettive significa che questo camino, chiamiamolo così, ha per ogni piano o anche due a piano più ingressi di caldaie, ok? Ok. La classica canna fumaria di un condominio dove ogni piano si innesta una caldaia, quella è considerata collettiva. Poi c'è il termine ramificate, che è il termine un pochino più complesso, nel senso che bisogna andare a vedere la definizione della UNI 7128 del 2015, che ci dice che le canne collettive ramificate sono quelle, io cerco di spiegarle, ma chiaramente se uno non ha mai visto, non ha un disegno in mano, fa male, sono quelle che praticamente all'uscita della caldaia i fumi entrano dentro la canna fumaria, appena entrano hanno un condottino, si chiama condotto secondario, suo personale, che va avanti per circa 2 metri dentro la canna fumaria, sì, cioè questo condottino, sì, dentro la canna fumaria va avanti per 2 metri e poi si innesta nella canna primaria. Okay. Okay? Sono le vecchie canne fumarie, ora non si fanno più queste canne fumarie, sono le famose vecchie canne fumarie che erano a sezione quadrata o rettangolare, anche in Ethernet si faceva. Sì, 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 sì. Il primo pezzo si innesta in un canale secondario che è del tutto personale a quella canna fumaria e poi va dentro. E quando va dentro, subito sopra parte l'innesto del piano di sopra, del secondario. Okay. Queste canne fumarie hanno particolari problematiche perché chiaramente vanno ad essere utilizzate nei contesti dove c'erano le vecchie caldaie a tiraggio naturale.
Oggi le caldaie a tiraggio naturale stanno spaendo perché, oltre a esserci solo quelle a tiraggio forzato, la normativa impone necessariamente l'utilizzo delle caldaie a condensazione per un discorso di risparmio energetico e quant'altro. Quindi diciamo che a parte situazioni vecchie dove si va a sostituire una caldaia tradizionale, quella a tiraggio naturale, con una sempre a tiraggio naturale, perché è l'unico caso al mondo in cui, al mondo, in Italia, normativo in cui si può sostituire una a tiraggio naturale con una a tiraggio naturale, quindi è solo il caso in cui c'è la canna fumaria ramificata, altrimenti per normativa dobbiamo mettere una di nuova concezione. Okay. Ecco, in quel caso lì dovremmo fare, ci servirebbe un progetto da parte di un professionista abilitato. Okay. Questo per capirsi. Poi, sempre parlando di impianti di climatizzazione, quando si va a fare un intervento in un appartamento, in un'altra realtà, spesso, ora quindi al di là ora del progetto da parte del professionista, ci sono tutta una serie di diciamo relazioni o aspetti tecnici che comunque devono essere svolti da un professionista abilitato. Ad esempio, possiamo dire la legge 10, non so se qualcuno ne ha mai sentito parlare, ecco, la legge di relazione ex legge 10, che ha lo scopo di verificare al suo interno se le condizioni previste dalla normativa del rispetto dei requisiti minimi energetici è tutto rispettato, ecco, quello lo fa un libero professionista abilitato anche in una situazione, diciamo, abbastanza standard. Ok, però, parliamo di nuovi impianti. Parliamo, allora, la legge 10, e qui si va a prendere il decreto ministeriale del 25 giugno del 2015, impone, si può evitare la legge 10 quando o si montano impianti di climatizzazione a pompa di calore di potenza inferiore a 15 kW, quindi sopra i 15 kW serve la famosa legge 10 da parte dell'ingegnere, o quando si sostituisce un generatore di calore con potenza focolare inferiore a 50 kW, solo sostituzione del generatore di calore. Ok. Me l'hai chiesto te, eh? Non mi fai la faccia proprio d'accenia. Vabbè, in questo momento abbiamo perso almeno il 50% delle persone col sangue alle orecchie. Stanno schiumando come le lumache prima di essere cucinate. No, chiaramente, cioè, di concetti ce n'è davvero miliardi da sapere. No, non si può certo in un video, ma neanche in più video, vederli tutti. Chiaramente una professione, no, però qui siamo per dare delle piccole pasticchette. Poi è chiaro che se uno vuole approfondire, deve approfondire nelle normative con mesi, vari anni di lavoro, insomma. E poi, quando si va a fare un intervento magari di un impianto di climatizzazione, sopra i 35 kW può essere necessario la pratica INAIL, perché c'è anche la possibilità che, quando siamo sopra una potenza di 35 kW di caldaia, bisogna progettare e verificare i sistemi di sicurezza da porre fuori dalla caldaia. E anche qui è tutto un altro, si apre un mondo di cui io eviterei di parlare. No, va bene, noi diamo, però, diamo i tetti, esatto. I tetti, quindi loro, no, loro carissimo idraulico che stai guardando / ascoltando, se stai guidando il tuo bellissimo furgone, ti prendi un lapis, gli recchi la punta e sul tuo bel foglietto segni caldaia, kilowatt, sopra questi kilowatt, esatto, devo chiamare Alessandro, non Alessandro Bari, ma Alessandro Scavenger. No, vabbè, Schevege. Allora mandategli una mail, così con calma, esatto, poi col, esatto, tempo vi risponderà. O mandatemi un bonifico, che è bravo. E nella descrizione del bonifico mettete la domanda. Esatto, più lo fate alto il bonifico, più dai priorità subito. A volte con certe cifre risponde anche prima che sia inviato, sì, il, esatto, bonifico, esatto. No, ovviamente stiamo scherzando. E poi, altre situazioni correlate, ci possono essere situazioni dove è necessario fare una pratica di prevenzione incendi. Quindi diamo un altro numero: sopra i 116 kW di potenza focolare
di una centrale termica, è necessario fare una pratica antincendio e anche lì serve un professionista abilitato. Quindi Ma diciamo che per avere un esempio di che parliamo, 116 kW, le 116. dimensioni dell'edificio quali possono essere, giusto per avere un'idea? Ma allora, ovviamente va vista la metratura dei singoli appartamenti, la zona, però puoi considerare Cioè, non è una indicativamente. villa. No, 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 te considera, diciamo, un appartamento medio, sui 15 kW di riscaldamento, quindi fai 116, sono 10 appartamenti. Magari Ok, 8, top. ok. Va bene, comunque ho capito, cioè la taglia è già una taglia di un condominio di 8 Esatto. appartamenti, No, no, ma mediamente. infatti ti sto dicendo, bisogna vedere situazioni, situazioni, cioè una centrale termica da 80 kW o da 120 kW che non ha la canna fumaria ramificata, non servirebbe il progetto da parte di un professionista abilitato. Servirebbe per il gas, ma questo non è un altro paio di maniche. Per l'impianto di riscaldamento non servirebbe, e Ok. però serve la pratica antincendio, la pratica INAIL, la legge 10, e quindi cioè, non è limitarsi solo al progetto, il concetto, soprattutto nell'ambito della climatizzazione. Bisogna un po' conoscere queste cose. Diciamo che alla fine di tutti questi discorsi il consiglio è quello di avere un tecnico di riferimento vicino, perché non è che fossi io, non è che mi chiamate da Palermo, da Treviso, insomma, o da Bolzano. Io posso lavorare nella zona dell'ordine dei 20 km, non 30, ecco, insomma, e cercare un tecnico di riferimento in zona su cui si ha fiducia e gestire le eventuali problematiche per ogni situazione direttamente con lui, chiamarlo e dirgli: oh, c'ho questo lavoro, servi te? Mi fai il preventivo che lo porti al cliente? Insomma, questo è un po', secondo me, il modo con cui bisogna approcciarsi all'ambito dell'impiantistica, ecco. Cioè, ormai le normative sono troppo complesse per poter essere gestite da un solo, diciamo, ditta idraulica senza un tecnico che, se lo hanno al proprio interno, tanto meglio, però è un costo importante. Alle volte, insomma, ha più senso averlo esternamente e usarlo nei momenti del bisogno. Questo è un po' il Certo. concetto. Comunque, questo è per quanto riguarda il discorso della climatizzazione. Per quanto riguarda il discorso del gas, il limite di riferimento è 50 kW, cioè se voi avete da fare un progetto di un impianto tubazione gas, bisogna sommare tutte le potenze collegate al focolare collegate alla tubazione che deve essere progettata. Se si supera 50 kW, allora serve un professionista abilitato. Quindi già dovreste essere in grado almeno di sommare le potenze. Sì, almeno le somme sono richieste, e anche Ok. sapere la differenza tra potenza al focolare e potenza nominale, perché spesso anche qui Qua si fa confusione. facciamo una puntata solo su questo, su questa differenza. No, vabbè, esagerato. Lo posso dire anche in un minuto se vuoi. No, Dai. vabbè, c'è tanto da dire già su questo argomento. Quindi, alla fine, il progetto comunque deve essere fatto alla regola dell'arte. La regola dell'arte significa, anche su questo potremmo aprire un mega discorso, significa sostanzialmente, così come da definizione DM 37 del 2008, che devono essere rispettate le norme UNI o le norme CEI nel caso degli impianti elettrici, e tutte le normative vigenti, diciamo, vigenti nel luogo in cui siamo a fare l'intervento. Quindi, due appunti su questo concetto. Uno, che le norme UNI non sono cogenti, diciamo che si devono usare le norme UNI, ma si possono anche non usare, diciamo così. Cosa Ok. vuol dire? Vuol dire che se usate le norme UNI, siete tranquilli, ok? Se non usate le norme UNI, in caso di danni, insomma, cause in tribunale e via dicendo, avrete l'onere di dimostrare che avete utilizzato una soluzione alternativa alle norme UNI, ma che ha
un livello di sicurezza di pari o superiore a quello previsto dalla UNI. Cioè, se la UNI prevede di incamiciare un tubo d'acciaio e voi non lo incamiciate, non è che potete dire non l'ho incamiciato perché la norma UNI non vale. Se lo incamiciate con la plastica invece la norma UNI vi diceva incamiciarlo con l'acciaio, non avete rispettato la normativa. Se lo incamiciate con una doppia, che ne so, un prodotto ancora più resistente dell'acciaio, tipo col cartongesso certificato e via dicendo, non avete fatto con l'acciaio, ma l'avete fatto con un prodotto che è, diciamo, più prestazionale, e quindi potete dimostrare abbastanza facilmente che siete stati più a favore di sicurezza. Cioè, diciamo che in linea di massima, se segui le norme, hai meno problematiche dopo a dimostrare che il tuo lavoro sia stato fatto a regola d'arte. Esattamente. Altrimenti poi ti devi un po' attaccare al cazzo. Sostanzialmente. Ecco. Si può dire? Sì, sì. Si capisce, non so. Se non altro. Allora, un'altra cosa importante, si parla di normative vigenti, cioè non solo le UNI e le CE devono essere rispettate, ma anche tutte le normative vigenti, cioè non basta solo la UNI, non è che uno dice ah, ho seguito la UNI, sono tranquillo. Se, che ne so, il regolamento edilizio comunale del comune di Canicattì, dove siete a fare intervento, impone che il tubo ad esempio il classico sbocco in facciata, la 7129 prevede lo sbocco in facciata, ok? Che abbia delle distanze dalle finestre e via dicendo. Quella è la norma UNI, io rispetto la norma UNI e sbocco in facciata alle distanze previste. Bene, peccato che la normativa vigente nazionale e in certi casi anche regionale barra comunale impone delle condizioni particolari. Quindi non basta la norma UNI in questo caso, ma bisogna rispettare le normative vigenti. Certo, sì, possiamo immaginare in alcuni comuni, magari per in centro non potrei fare determinate cose. Esatto, ad esempio. No, no, ok, no, quello ci sta. Se anche lì ci mettiamo a sviscerare tutti gli aspetti, anche no, siamo... No, no, beh, a noi qua interessano i limiti. Sì, certo. Poi, allora, il progetto è di due tipologie diverse, cioè se lo fa il responsabile tecnico, il progetto è definito dalla normativa elaborato tecnico ed è costituito, lo chiamano elaborato tecnico per far capire che non è lo stesso progetto del libero professionista, sì, ma viene richiesta una cosa molto più semplice. Sostanzialmente è costituito almeno, cioè questo è il minimo sindacale, dallo schema da realizzare, inteso come descrizione funzionale dell'opera e anche effettiva dell'opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera. Magari, che ne so, ci infilate anche due schede tecniche dei prodotti installati. Basta che lo fate anche a mano. Alcuni mi chiamano dicendo ma io non ce l'ho AutoCAD, ma lo puoi fare anche a mano con il righello, anche a mano libera, anche se ci vengono le linee storte. È il concetto, cioè te devi far capire cosa hai fatto, cioè in cosa consiste l'intervento. Certo. Perché è molto peggio non metterci nulla che metterci un disegno che magari è stato scarabocchiato. Cioè, anche se è brutto, ma è comprensibile, esatto, va benissimo. Esatto, ma molte volte dico agli installatori, fatevi dare una planimetria catastale, prendete una penna rossa, una penna blu e fate, disegnate il corrigello dove passano i tubi della mandata del ritorno, con il rettangolino della caldaia, rettangolini radiatori, per dire, la climatizzazione, certo. Ma il gas si può dire la solita cosa. Quanto vi ci vorrà un idraulico questa cosa qui?
cioè alla fine hai un elaborato tecnico che alleghi, perché è obbligatorio per legge, ne parlerete sicuramente poi, l'elaborato tecnico è un allegato obbligatorio per legge da allegare alla dichiarazione di conformità. Quindi una dichiarazione di conformità priva di allegato tecnico o di progetto di fatto è una dichiarazione di conformità zoppa. Assolutamente, perché voi, cioè l'idraulico che ha firmato la dichiarazione di conformità presta il fianco. Per quale motivo? Perché se io non ho rilasciato lo schema del lavoro che ho fatto e ho fatto un lavoro, se dopo due mesi interviene un altro idraulico o un dopolavorista che fa tutto in nero, peggio ancora, e interviene sull'impianto che ha fatto l'idraulico prima facendo una grande cagata, te non riesci a dimostrare, non riesce a dimostrare tramite schema, disegno che gli hai consegnato, esatto, che è stato fatto dopo. Esatto, ma sul gas, metti che fa una derivazione per dei fornelli in cucina. E se non hai fatto il disegno, può essere stato benissimo l'idraulico con la dichiarazione di conformità. Certo, certo. È un attimo, ragazzi, è andare in galera. Oh, oh. E poi lì, quando ti useranno come portaombrelli, penserai a questo video. No, in galera non ci va nessuno, però più che altro c'è da pagare l'avvocato, le cause durano tempo. Beh, vediamo quando esplode l'appartamento, il numero dei morti, eccetera. Poi sì, ah vabbè, quello... che è un attimo, voglio dire, non lo so io. Beh, quanto ci voleva fare un disegnino così, fra virgolette. Mi spiace per i ragazzi che stanno guidando, chi guarda YouTube non ha problemi, ma chi sta guidando in questo momento avrà tutte e due le mani posizionate senza tenere più il volante. Con i gomiti sul volante. E mentre il progetto eseguito dal libero professionista deve contenere più documenti, cioè è richiesto che il libero professionista faccia un lavoro un pochino più completo e deve contenere almeno, quindi almeno quelli, gli schemi dell'impianto, i disegni planimetrici, una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, e con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di protezione e sicurezza da adottare, quindi anche sotto l'aspetto della sicurezza dei materiali. Diciamo che il progetto deve essere una cosa abbastanza completa. Okay. Allora, noi come limiti abbiamo affrontato la parte caldo-freddo, parte gas. Rimane semplicemente da dire qualcosa sull'adduzione, gli scarichi, quindi l'acqua sanitaria e gli scarichi. Perché anche lì in alcuni casi, se tu facessi solo gli scarichi, anche caso... Lì non ci sono limiti, cioè il progettista non è necessario, il libero professionista non è necessario. Quindi se io vado in un cantiere e devo fare solo ed esclusivamente gli scarichi, potrei farli facendo il mio elaborato tecnico senza fare nessuno, senza chiamare il progettista. Esatto. Okay. Con questo non significa che non possa farlo anche un libero professionista. No, certo. No, perché ci sono magari determinati casi dove magari si parla di interventi importanti, che ne so, mense, alberghi, dove magari anche l'adduzione degli scarichi devono essere un attimino pianificati e magari l'idraulico che è lì presente non se la sente. Certo, ci sono certo. Questi contesti. Sì. Però di base la normativa prevede massima libertà in tal senso. Va bene, secondo te abbiamo detto tutto quello che si poteva dire come limiti? Cioè quando il progetto è obbligatorio da parte di un progettista oppure lo può fare? Nell'ambito della termoidraulica direi di sì, ne abbiamo dette tutte. Beh, allora non posso far altro che ringraziarti, abbracciarti, come ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fino in questo momento, sia su YouTube oppure anche su podcast, mentre guidano il loro bellissimo furgone e vanno a servire le clienti danarose e formose. Ma chi volesse contattarti o vedere che cosa fai di bello, dove ti può trovare? Beh, allora su YouTube basta cercare Alessandro Schewegger, lo so, non è facile soprattutto per chi guida, Schewegger, Sche come schedina, Ve come Venezia, Ger come geranio, Ger con l'R finale, e
ma anche su Google, scrivete Alessandro Scheveggio e trovate in tutto di più. E eventualmente, per ricordarlo meglio, lo studio è di Lant. È il mio studio, quindi anche quello lo potete trovare su internet con tutti i recapiti se avete necessità. Ok, grazie mille, un abbraccio e ci vediamo alla prossima puntata. Teniamoci in contatto! Grazie a voi, buona giornata. Ciao Ale, buon lavoro. Ciao!